Ciao amici di Brontolo, siamo qua oggi a San Mureo, siamo ospiti di Stefano, di Sofia e degli amici dell'associazione Equestre del Sarcidano. Ci troviamo qua a San Mureo in occasione del primo rodeo di San Mureo. Una parola al vicepresidente. Sofia, questa associazione com'è nata? Cosa fate oggi qua? Oggi facciamo il primo rodeo. Vabbè, il primo rodeo l'abbiamo fatto a Girgei, è nato nel 2017, l'associazione, e abbiamo fatto il secondo quest'anno e poi abbiamo cominciato tutta la Sardegna quando ci chiamano. Da quanto tempo esiste l'associazione? Quando? Facciamo 2 anni a ottobre noi. Insomma, freschi. Sì, siamo freschi. Freschi freschi. Stefano! Sì. Questi cavallini, la preparazione, il lavoro che c'è dietro, immagino la fanno. Molto. È stato un weekend travagliato perché domenica scorsa, a causa maltempo, ci è andata male, abbiamo dovuto rinviare per maltempo che c'era. Adesso cerchiamo di farlo oggi, speriamo. Il tempo abbastanza bello, diciamo. Il tempo gli resiste. Poi, speriamo che, tutto bene. Che venga tutto bene, anche le persone stanno andando abbastanza. Vediamo dei volti già conosciuti, Michael, Arras, Antonio Maldotti, abbiamo Federico e la nostra Amazzone Carmen Burru, protagonista. Il presidente, perfetto. Presidente, qualche parola per questo evento che, vedendo il volume di pubblico, è quello delle grandi occasioni. Insomma, mi pare che già sia un buon inizio, un bel inizio, una bella giornata, insomma. Sì, noi siamo del Comitato San Basilio 2019 di San Mugheo, una delle feste più grandi del paese, a cui noi ci tenevamo molto a fare bella figura. In tutti i sensi abbiamo programmato tutta la festa nel migliore dei modi, ma purtroppo il tempo ci ha dato un po', ci è venuto un po' contro, però in definitiva non ci siamo abbandonati, abbiamo cercato di darci forza e con Stefano e Sofia e Francesca eccetera, che loro, grazie a loro, hanno avuto pazienza e hanno lasciato di nuovo tutto l'impianto qui a San Mugheo. Siamo riusciti a portarlo qui a Santa Maria, che dal nostro paese, qui oggi era la festa grandissima dove viene tutto il paese a festeggiare, a mangiare, a picnic, all'erba eccetera. E quindi siamo riusciti a farlo e noi speriamo, il tempo finalmente oggi sembra buono, speriamo di avere fortuna e che la gente continui ad arrivare alla grande, e questo è tutto. L'inizio è dei migliori, e comunque ripeto, c'è tanta gente, l'aria di festa non manca, quindi insomma. Ma io addirittura per questo fatto del rodeo non sapevo niente, un giorno mi hanno invitato qualcuno di Genoni e tramite loro ho conosciuto questi Stefano e Sofia e Francesca, e quindi ci siamo messi d'accordo proprio perché ci tenevo a portarlo a San Mugheo, una novità che a San Mugheo non è mai venuto, il paese più vicino è venuto ad Arizzo, ma tanti e tanti tanti anni fa. Adesso speriamo che questo sia una grande cosa per il nostro paese. Sicuramente. Presidente, la ringrazio. Grazie per averci invitati. Grazie a voi. Grazie per averci invitati. Stefano, un ringraziamento anticipato anche a te per averci invitato. Amici, ci sarà veramente da divertirsi e da ridere sicuramente. I nostri amici quasi ce la confermano in anteprima e in anticipo. A tra poco per le dirette. Allora, tutto è pronto sul circuito, sul circolare, un po' ristretto, verranno adesso messi i nostri, chiamiamoli desperados, che cercheranno di rimanere più tempo possibile in groppa ai nostri cavallini della giara portati dagli amici di Girgei, qui in onore della festa di San Basilio. Mi riferiscono una correzione sulla identità dei cavallini, non sono di Girgei, ma sono, come dire, di Genoni.
Ma qui cosa fanno? Sono sempre extracomunitari. Di Genoni o di Jersey non sono di Samugheo. Tutto è pronto, cavallo e cavaliere all'ordine dello starter. Chi è il primo concorrente? Il mio assistente di volo Piga Massimo. Massimo Piga, no, che scalao, non è Piga, è che scalao. Ciao subito, applauso, Massimo, dai. Calao Massimo, cambia cognome, calao subito. Massimo calao, Zeretto. Prossimo concorrente, tempo di 0,9 per Massimo Pigao. Allora, Piga Massimo 0,90. Prossimo a Trivio, diciamo per rimanere in sella o in groppa al nostro cavallino di Genoni, che si chiama Buttalugommo. Foddis, Giovanni Foddis, provenienza da Samugheo. Giovanni Foddis, età? Ciao Giovanni. Il numero di telefono, no, c'è una ragazza che lo vuol sapere. Fondi si è già sta acchiappando la Giua, Santa Giua, speriamo che l'aiuti, a Giua di Gommo, povera. I riflettori puntati sullo sportello d'uscita, eccolo, un bellissimo inchino da parte del cavallo e saluto il pubblico che con un applauso ringrazia il suo inchino, grazie al nostro amico che forse ha fatto qualche secondo in più di addirittura meno, solo l'inchino lui. Da Pigau a Calau il nostro ci saluta Giovanni Foddis. Il prossimo è Leo Mura, il tempo è di 77 secondi, manca aperto la porta, eh? Ambalavacci Cicocco con Morruo. In linea di preparazione per le prossime cose Antonio Maldotti si avvicini alla ricordiamo che sono sempre aperte le iscrizioni, chi si è iscritto una volta si può iscrivere anche un'altra volta o no ragazzi? Il costo dell'iscrizione è gratuito o no? Ah no, no, non mi stavo dicendo che non è vero, non è gratuito. L'organizzazione dicono che si deve pagare. Tu capito la decina? E fare la diretta. Come fai di un'altra parte devi fare solo quello. Non sempre dici così, ma sì. Portami il tablet qua, dai, ho capito, dai, lo faccio io. Faccio io anche quello, porta qua, dai, porta.
Cavallino che sta scalpitando all'interno, eccolo che è. Ah, una caduta libera questa, no. Complimenti. 2.97, tempo da battere. Il prossimo è... Abbiamo detto che quello che si deve preparare è Maldotti Antonio, che sarà alle prese con l'altra uscita. Adesso il prossimo a prepararsi è Michael. Michael Rossini. Antonio Maldotti, il problema. Buongiorno, saluta gli amici. Volti in mescendo. Eccolo, è lui, si vuol far vedere. Si vuol far vedere il nostro Bocchetto subito. Maldotti sta guardando ciò che gli aspetta. Forse la testata nel naso, una caduta libera sulla sabbia. E chissà, lo vedrà, chi vedrà lo saprà. Attendiamo di vedere le... Stanno dicendo che Maldotti c'ha... Maldotti, come sei messo? Il casco è ancora in... Ragazzi, gli stanno dicendo di... Chi non è in lista d'attesa per poter usufruire della Ghetta Micheretto... assaggiare la sabbia anche per... Maldotti non ha paura, se lo guarda, ma mi sembra sta... Però sta toccando la mutanda a Maldotti, oh, togli le mani dal culo! Maldotti, com'è l'ombra? Coraggio, dai! Santa Giua, che non è tutto così! Stringi forte e pensa a divertirti e a far divertire il pubblico che ti applaudirà con un cavallino che si è fatto vedere da solo quello che sa fare. Quindi eccolo, bene, bravo. Aio, potevi rientrare. Aio, mettetelo di nuovo dentro, dai. Se hai avuto paura, potevi rimanere, ragazzo, dai. Michael Rossini. Lancio elegante. Per Maldotti un secondo e 68, il secondo miglior tempo comunque. Bravo Maldotti. Si accettano iscrizioni dubles. Voglio una magliettina. Thank you.
solo Lorenzo all'ordine dei ragazzi che lo muniranno di caschetto e di corpetto. Rossi Michael è già pronto col suo caschetto e corpetto, il prossimo sarà solo Lorenzo, sarà solo Lorenzo. Hanno paura della musica i cavallini, vengono incitati calorosamente dagli... Eccolo, è lui, Acibineus, Zeunos. Eccolo, bravissimo, 4,91 quasi 5, oggi è tempo da battere con sgroppate sequenziali ben gestite dal nostro amico Michael Rossini con un tempo di 4,91, belle sgroppate gestite magistralmente. Rischiamo 40 euro per vincerne 1000, essere ricoperti di polvere. E i giovani ragazzi si iscrivono, hanno le cosce dure, qualcuno. Solo Lorenzo è pronto. Mauri, non sentono niente lì dietro, c'è troppa musica, si fa abbassare sul suo momento. È furto Andrea. Andrea, ti stai scrivendo? Un grosso applauso a Andrea che si sta iscrivendo, il nostro connazionale. Il comitato ringrazia il versamento alle casse. Ecco il nostro Sauretto che cerca di bussare, vuole uscire. Uscirà col nostro amico in groppa che Lorenzino avrà il suo uscita con il nostro cavallino Sauro. Non abbiamo il nome dei cavalli. Ole! 1,46 per solo Lorenzo, che non ha gestito bene, con un pugno di pelo è rimasto nella giua. Quando si iscrivono i ragazzi devono compilare il nome, cognome, data di nascita e anche paese di provenienza, l'indirizzo per qualche ragazza che è interessata a qualcuno di loro. Il gruppo sanguigno,
e conto in banca. Sanna Giovannino si può avvicinare per le prove di restrizione del casco del corpetto. Giovannino Sanna è già in vestizione con caschetto e corpetto, è il suo turno, se no passiamo a un altro se non c'è. Giovannino Sanna. Allora sei tu. Uduso, questo lo so. Uduso. Giovannino Sanna, no, Gavino Sanna, abbiamo scoperto, è Gavineddu. Gavineddu. Bonetteddu, corpetteddu là. Che cavallino abbiamo scelto per il Gavino? Gavino proviene da Buduso, dalla reduce dalla festa di Santa Reparata, dove non bevono, non mangiano. Il cavallino è sangue d'Egitto, il faraone, aiuto. Pitti casa cazzà. Tanto ormai non lo sa nessuno. Sì. Ah. Ma è questo l'altro. Anche per Gavino è un sauretto, piccolino piccoletto, ma tutto Peppe. Quanti che vale abbiamo? Gavino è pronto, entra all'interno della gabbiotto, caduta libera, Gerry Scotti alla presentazione. Oi! Non uscire da dentro, esci dalla porta. Oh, bravissimo, cavallo galò, brava ancora! 4.30, secondo miglior tempo per il nostro Bunusoino. Salsiccia, vi occorre! Gavinei! Complimenti a Gavino con il suo sorriso! Potete crederci un po' in più, eh! Quando escono al galoppo sono i migliori! Abbiamo concorrenti da Momoyang a Forni, sono pregati di iscriversi. E io c'ho anche Nocche. Pudu Andrea è tutto pronto per lui. Arrivano altri concorrenti da Momoyang e da Forni per l'iscrizione. I nostri cavalieri barbaricini. Il comitato ci dice che il primo classificato avrà un weekend con Mary Poppins. Andrea Pudu, corpetto e caschetto, provenienza di Andrea Pudu, la sappiamo Giacomo? Selegas. Al nostro baio scuro per Andrea Pudu da Selegas. Anche lui si fa vedere oltre gli spalti, fa vedere i zoccoli.
non ti preoccupare, pensano a scappare questi. Stringi le cosce e non i denti. E non avrei le mutandine cagate perché sono i migliori questi, eh. Ecco Andrea che si appresta a entrare nel box. Andrea è tutto pronto, sta per partire, sta per uscire Andrea, sta bussando, ecco che esce Andrea, galoppa, no! E un inchino con un capitombolo per Andrea, con il nostro Baglietto, a passo felpato e picchirinato. Tempo 2.44. Il prossimo è Marcello Scintu, che proviene da... Ops, errore, Sanna Federico. Come Feli? Mi dicono di fare pulizia, ma qui con la differenziata come facciamo a raccogliere nomi del secolo? Non si sa chi sono, come sa. C'è un problema con la polizia davanti con l'indifferenziata. Lo sappiamo normalmente il fortissimo e caloroso pubblico che applaude i concorrenti che stanno facendoli divertire in questa serata qui per la festa di San Basilio. Federico Sanna, corpetto e caschetto. Amico Poli Giarab, che ospiterà in sella il nostro Sanna Federico col suo corpetto immacolato blu e caschetto, in bocca al lupo sta per uscire Sanna Federico. Federico Sanna, il nostro fantino di Stanese, 2.86 Federico, potete continuare, ha girato, il giro di valzer, gira volta e Federico è rimasto in bianco, senza freccia tra l'altro. Oh.
no, no. Marce! Io non so proprio niente, praticamente. Scuola di sicurezza. Ma questa se poi praticamente dove si mandare si sa quando a no, a me del comitato. Cinto Marcello all'ordine del gabbiotto, pronto per essere investito, vestito da cascoetto e corpetto. Poi c'è Matteo Planta. Chi non fosse iscritto alla gara, prego, non può stare lì davanti. Non possiamo continuare se state lì. Abbiate pazienza, grazie. Questione di sicurezza, ragazzi, perché... Eccolo che esce, ci saluta, Goloppa, ecco, bravo, è tenacissimo il nostro amico. La prochaine star dell'arena, Matteo Planta, la star dell'arena di Samugheo per la festa del Santo Vasili. Planta, 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 corre, corre, corre. Oh.
Il comitato e la giuria ha deciso di fare ripetere l'uscita di Scintu Marcello, in quanto non ha bussato quando è uscito e non ci siamo accorti. Quindi sono stati presi dei tempi per evitare polemiche dopo che ripeterà la sua esibizione Canora. Da solo, vuole uscire da solo. Abbiamo anche Pisoncino con Dollaro, reduce dalla batosta di Riferi, dal palio dei vicinati. Dollaro è venuto a buscare Euro a Samuel. Il mio carissimo amico di Orani, Antonellino. Allora, Scintu Marcello deve ripetere la prestazione perché siete lì davanti, semplicemente. E due, grazie. E abbiamo Belen e il suo amico. Planta, sei pronto? Matteo è pronto per la... Matteo da Isili all'ordine dei ragazzi della associazione equestre delle Cavalleri di Gergei.
Stiamo ancora scegliendo il cavallo che gli toccherà per la sua uscita dal gabbiotto. Sono sempre aperte le iscrizioni per chiunque vuole assaggiare un po' di sabbia pulita, non c'è polvere nella sabbia, state notando che non c'è nessun tipo di polvere. Il fieno è un fieno ancora buono, quindi che ragazzi venite a provare il brivido dell'arena qui a Samugheo nel santuario di San Basilio o Santa Maria. Allora, se io non parlo è colpa di Giovanni, non mi dà spazio, abbiate pazienza. Sono troppo largo. Sono troppo largo e non do spazio a nessuno. Giovanni può parlare quando vuole, dire cose sensate, io sono qui per non dire niente. Questo è Paolo. Pietro Paolo, grazie. Ma ho messo il posto, ho messo a stare, filmato il portello bene bene. Tanto... Sono arrivati all'interno i nostri amici Mimì e Gogò, fanno vedere le loro testine, una sauna e una baia scuria. Ok, perfetto. Sono amici, questi due volevano uscire assieme stasera, prendere la pizza col cavaliere, ma si fa vedere, è lui e non è lui, certo che lui, per il nostro amico Matteo Planta. Matteo Planta all'ordine dei ragazzi dell'associazione equestre che cercano di sottomettere con modi gentili il cavallo all'uscita dalla porta principale.